E ripartiamo proprio da questo sottile filo rosso. Lo facciamo con il saluto istituzionale, ci ha raggiunto già questa mattina, ascoltato con vivo interesse gli ultimi interventi della mattinata. Lo facciamo naturalmente con il direttore generale della protezione della natura mare del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, dottoressa Maria Carmela Giarratano. Grazie intanto di essere qui oggi, perché la sua presenza naturalmente testimonia l'importanza dell'isola d'Ischia e dell'area marina protetta Regno di Nettuno anche nelle politiche ministeriali. Grazie, per me oggi è un piacere essere qui. Quest'area marina protetta è un'area marina protetta importante nel panorama delle 29 oggi aree marine protette italiane, perché abbiamo due aree nuove che sono Capo Milazzo in Sicilia e Capotesta Punta Falcone in Sardegna. Oggi questo convegno è di particolare interesse. Io sono arrivata a lavori iniziati, però ho avuto modo di apprezzare la ricchezza degli argomenti che sono stati affrontati. La ricchezza degli approcci, dalla geologia all'archeologia, allo studio che ha presentato la dottoressa relativamente alle emissioni gassose e al raffronto col tema dei cambiamenti climatici, ma anche l'ultimo intervento, adesso non la vedo in sala perché le luci, eccola, della biblioteca comunale di Ischia, altrettanto interessante sul tema dell'accostamento delle fonti storiche sul termalismo. Quindi un territorio ricchissimo, dove l'area marina protetta, come oggi, può rappresentare un momento di coniugazione di tutti questi aspetti. Perché un'isola ricca è un'isola che ha sei comuni, quindi abbiamo un contesto anche di collettività sul territorio articolato. E ancora una volta l'area marina protetta è un collante di questa articolazione territoriale. È stata anche un'area marina protetta problematica, perché le cose vanno dette sempre tutte, no? Siamo passati da una fase, dopo tanti anni di istruttoria, istituzione eccetera, abbiamo avuto un momento di commissariamento, ma questo è una cosa che può succedere, non è successa solo a Regno di Nettuno, è successa anche in altri contesti, ma quello che è importante è il percorso virtuoso che è stato messo in atto dopo una fase di criticità. E consentitemi in questo contesto di ringraziare la Capitaneria di Porto, l'Ammiraglio Vella, siamo stati insieme ed è dovuto andare via per altri impegni istituzionali, però voglio in questa sede veramente rappresentare il ringraziamento, perché la Capitaneria di Porto con l'Ammiraglio anche precedente, l'Ammiraglio Faraone, ricordavamo prima con i sindaci, quanto è stato importante il lavoro della Capitaneria anche nella ricucitura e nel riavvio, perché è importante che siano i comuni a gestire l'area marina protetta, perché l'area marina è fatta dal territorio, il mare, la costa circonda un territorio, quindi non si può mai prescindere dalle entità territoriali ai fini di una buona gestione. Adesso è stato fatto un nuovo decreto di affidamento della gestione in modo definitivo. La gestione precedente era una gestione affidata in modo provvisorio. Questo significa che il territorio assume una responsabilità, che non è la responsabilità solo dei sindaci che sono i legali rappresentanti della comunità, ma è di tutta la comunità, di Ischia e di Procida. Perché non dimentichiamoci che l'area marina del Regno di Nettuno è fatta da Ischia e Procida. Quindi viene consegnata una responsabilità dove la ricchezza della conoscenza, poi parleremo un pochino più avanti sull'importanza della conoscenza, la ricchezza di questi fondali che poi muovono tutta una serie di altri elementi, non può non essere considerata da questa collettività insediata su un territorio non facile, perché chiaramente dicevamo prima il contesto isolano non è il contesto della terraferma,
le problematiche si moltiplicano su n fattori. E quindi anche qui, anche nei problemi, l'area maligna è un collante, è un modo di aggregare intorno a un valore fondamentale che è quello della conservazione. Lo conserviamo per le generazioni future. Abbiamo visto, ho pensato all'intervento dell'archeologa che avevo già sentito altre volte, la dottoressa Benini, dice: noi siamo responsabili di un inquinamento fantastico, quello che viene dalla storia. Quindi è anche un altro privilegio, quello di portare ancora il testimone di comunità che sono state insediate in questi territori secoli fa, e quindi c'è tanto da dire e da comunicare. Il problema è che dobbiamo essere capaci innanzitutto di conservare quello che abbiamo ricevuto e di non sperperarlo, di non distruggerlo. E ben venga l'iniziativa che è stata annunciata dai comuni sul plastic free. Sapete che è proprio una delle leitmotiv delle azioni del ministro Sergio Costa. Noi siamo come palazzo, siamo stati, diciamo, come amministrazione, la prima amministrazione plastic free, e tante sono le iniziative che si stanno muovendo in questo senso, perché il tema della plastica è un tema che a livello globale interessa l'inquinamento degli oceani, dei mari, eccetera, e quindi dobbiamo tutti lavorare in questo senso. Quindi oggi è una giornata veramente importante, significativa. Mi fa molto piacere che ci sono le scuole, gli studenti, anche di, voglio dire, una giornata lunga con tanti argomenti che abbiamo messo, diciamo, insieme, però c'è un interesse e c'è un'attenzione, perché i giovani sono quelli a cui dobbiamo consegnare il messaggio e su cui dobbiamo puntare per andare avanti in questa sfida di conservazione e valorizzazione. Quindi benvengano queste iniziative che sono insieme. È partito spontaneo l'applauso dei giovani. I giovani che in questo momento avete visto a Roma ieri in tante piazze, quale interesse. È chiaro che la spinta dei giovani ci aiuta, perché ci dà il coraggio di affrontare le sfide di un'amministrazione complessa dove ci sono problematiche legate ai fondi, alla capacità di risolvere problemi che non sempre hanno una soluzione facile. Per cui bisogna crederci, e i giovani ci possono ancora dare quell'entusiasmo di crederci nonostante tutto. E un ringraziamento a Tonino Miccio, che con la sua collaborazione con lo staff dell'area marina di Punta Campanella, che in corso di questi anni ha, diciamo, collaborato, aiutato la Capitaneria di Porto nella gestione commissariale, e ha creato una bella sinergia tra lo staff delle strutture dell'area marina di Regno di Nettuno con quella di Punta Campanella. Ora voi mi dovete perdonare, ma io non mi ricordo come si chiama la dottor Silvia. Dico Caterina Iacono, sì. Ecco, allora anche a Caterina un ringraziamento speciale, perché mettere insieme le cose non è mai facile. E quindi non trattengo altro tempo, e sono felicissima di passare il testimone al professore Carrara, dov'è? Che ci raggiunge. Che ha lavorato per quest'area marina fin dal quando è stata pensata, e quindi sono felicissima di ascoltare la sua relazione e l'entusiasmo, diciamo, che ha. E noi la ritroveremo, dottoressa, di qui a poco per parlare ancora di aree marine e di comunicazione legata alle aree marine. È difficile darle un tempo, perché sappiamo che sarà talmente bello ascoltarla che... No. Allora, il tema è raccontare l'ecologia marina, sarà il pubblico a decidere quando... Ok, allora basta una fermata sola, perché... Esatto, mi sembra un buon compromesso. Allora, raccontare l'ecologia marina... Allora, innanzitutto grazie per l'invito. Un saluto cordialissimo a tutti gli amici e colleghi, a tutti i ragazzi che sono qui presenti in numero veramente significativo. Una prima rassicurazione è questa, che il titolo che voi leggete nel programma è sicuramente, dal punto di vista formale, un titolo ambizioso. La mia presentazione sarà molto più succinta, perché si limiterà ad alcune considerazioni che io farò e che mi piacerebbe appunto condividere con voi e con i ragazzi.
Anzitutto sul titolo c'è raccontiamo l'ecologia. Io in un momento di ambizione sfrenata vorrei raccontare invece l'ambiente, perché l'ambiente è qualcosa che include l'ecologia, ma non si limita all'ecologia. L'ambiente è qualcosa che è così complesso che raccoglie tutto lo scibile umano, possiamo dire tutto, perché l'ambiente non è altro che la congiunzione di due nicchie importantissime: la nicchia naturale degli animali, delle piante e dell'ambiente in genere, e la nicchia culturale dell'uomo. L'ambiente con tutti i suoi problemi, il suo fascino, le sue promesse, la storia che ci ha regalato e così via, è qualcosa che deriva da questa coevoluzione e da simbiosi. Quindi il nostro problema è quello lì, non di metterci al di sopra dell'ambiente, ma di imparare a stare all'interno dell'ambiente. C'è una visione che ci viene propinata da questo ragazzini, e che adesso verità piace anche a me, da già, che adesso anche da vecchio, è che è il mondo disneyano. Però il mondo disneyano ha fatto un danno enorme, ci fa vedere il mondo della natura da fuori. Noi siamo fuori e guardiamo, e vediamo il figlio che torna a casa, e la moglie che prepara le pantofole e così via, poi il porco ruba il formaggio, tutte queste cose qua, in modo che a un certo punto il ragazzo si fa l'idea che noi siamo in definitiva fuori da questo sistema. Niente affatto, bisogna riportare i ragazzini a lasciare che vedano Walt Disney, rispetto perché è gradevole e così via, ma che sappiano che è pieno di fondoni. Insomma, quindi riportiamo i ragazzini a capire l'ambiente per quello che è veramente. E non solo i ragazzini, perché anche noi grandi guardiamo un po' l'ambiente attraverso una certe lenti che sono distorte. Anzitutto una cosa da richiamare: noi ci occupiamo come naturalisti, dai geologi per i tempi lunghi ai biologi per i tempi più brevi, in realtà ci occupiamo di storia. La nostra scienza è una scienza storica. L'ambiente è nient'altro che una materia storica. Noi quando siamo entrati qui dentro stamattina eravamo diversi da adesso, le nostre cellule sono diverse. Si cambia continuamente, su scale di tempi che vanno dai minuti per la geologia, poi ai millenni, ai milioni e così via. Però è importante che teniamo conto che c'è una dimensione storica che ci globa tutti, e noi come esseri umani camminiamo con la natura all'interno di questo percorso. Quindi teniamo conto che non si può sfuggire, né l'ambiente purtroppo sfugge a noi, né noi, qualsiasi cosa facciamo, non possiamo sfuggire all'ambiente. Quindi un atteggiamento ecologico è forse un po' meno ecologista, se è vero che l'ecologismo ha una parentela, diciamo, ecologica in qualche modo preoccupante rispetto al disneyismo di gestione dell'ambiente. Un altro punto che prima di entrare in questi quattro slide che ho io, quindi non vi preoccupate, molto rapido, è una considerazione sulle aree marine protette. Io credo che sicuramente il loro compito è quello che diceva la speaker che mi ha preceduto poc'anzi, dottoressa, che sicuramente sono dei presidi di tutela e protezione dell'ambiente, ma io penso che sia qualcosa che viene ancora prima, di più importante, e che è una premessa di questo. Sono centri di irraggiamento e di irradiazione culturale, ma non la cultura accademica, settoriale, tipo disciplinare, ma quella cultura diffusa che fa sì che poi anche le società e le istituzioni rispondano a questa informazione culturale che noi abbiamo. E tuttavia quando noi ci proponiamo questo tipo di percorso virtuoso non è facile seguirlo, perché noi come esseri terrestri siamo imprintati, siamo portati a leggere il mare per esempio come organismi terrestri, e questo è uno sbaglio, perché noi seguiamo paradigmi innati che sono quelli di chi legge la terra e non di chi legge il mare. D'altra parte il mare ha due anime, una liquida e una solida, e sono molto diverse, e ora le vedremo. Quindi io vi farò vedere adesso degli schemi che io ho approntato sulla base della mia esperienza, ahimè più che decennale, di didattica nell'università, e che sono dei modelli di tipo così sperimentale che io ho provato come strumenti utili per la didattica, per alcuni concetti che tuttavia non si discostano significativamente da quelli che sono i paradigmi scientifici formalmente contenuti nei testi. E vorrei appunto questi mostrarli a voi e discuterli in qualche maniera con voi. Possiamo vedere la prima. C'hai un microfono? Perché io... No, il microfono, poi da... Grazie, è già acceso. Thank you.
Allora, noi dicevo siamo animali terrestri, quindi siamo, siamo legati a un ambiente che è dominato dalla gravità. Se ci mettiamo dal balcone cadiamo pace, sono senza date così. Quindi la gravità comporta tutta una serie di problemi a noi terrestri, noi umani, gli animali e anche le piante. Quindi pescare terra è vincere la gravità, opporsi alla gravità. Dobbiamo fare un investimento forte in materiale strutturale. Che cos'è materiale strutturale? Sono il legno che tiene vita le piante, altrimenti cadrebbero dal suolo, e le ossa che sono quelle che noi abbiamo come animali terrestri. Gli animali marini hanno uno scheletro molto molto esile. Quello grosso delle balene e così via è uno scheletro terrestre, gli animali terrestri tornano al mare. Cioè, quindi il sistema terrestre è già qualcosa che si distingue dal resto perché viviamo schiavi della gravità. Questo comporta anche un costo energetico molto elevato del governo. L'acqua ci sostiene, quando noi nuotiamo facciamo uno sforzo minore che camminare in montagna, perché la gravità dobbiamo affrontare completamente, tutta quanta. E quindi il materiale organico prioritario sono i carboidrati, cioè quelli che ci danno la forza per camminare, il ciclista mangia cioccolato e così via, noi come animali terrestri investiamo in carboidrati. Quindi un'ecologia a carboidrati con un elevato accumulo di energia e un basso crescimento. Noi cresciamo molto lentamente. L'ecosistema marino è un bacino amniotico, noi quando stiamo a mare, gli organismi stanno a mare, sono come un bambino, come un feto che sta all'interno dell'utero, immerso in questo liquido amniotico, appunto, che ha una serie di vantaggi. C'è una ricotta presenza di materiale strutturale, molti vertebrati non hanno, se non una, un tegumento, qualcosa, gli stessi pesci che sono vertebrati hanno le cosiddette ischero scheletro estremamente esile, diciamo, non certamente raffigurabile o raffrontabile a quello di un animale terrestre. Un basso costo energetico del movimento, un decimo di quello terrestre, perché l'acqua ci sostiene e quindi andiamo avanti, diciamo così, spendendo meno energia. Il materiale organico predominante sono le proteine, cioè quelle che creano biomassa, che fanno, che sono investite nel far crescere il corpo e non usate come carburante per camminare, così come adesso. Quindi un'ecologia a proteine, vedete, il primo era un'ecologia a carboidrati, quello marino è a proteine, con un basso accumulo di energia e un alto tasso di crescimento. Il tasso di crescimento che è fatto per le piccole taglie, per gli organi piccoli, da un turnover molto rapido, cioè da tante generazioni che messe assieme sommate fanno una grande biomassa, oppure animali molto grandi che pescano poco ma hanno una grande biomassa, che hanno avuto le tasche malene. Quindi sia questo meccanismo adattativo che questo comportano una minore incidenza della predazione. È difficile mangiare una balena, ma è facile mangiare il protozoo e del plancton, ma il plancton si riproduce rapidamente quello che è procurato si è mangiato. Certo, quindi c'è questo turnover qua. L'ecosistema terrestre che cos'ha? Stiamo sempre parlando dal punto di vista di come questo tipo di diverse strategie hanno influenzato noi, il nostro modo di pensare, non il nostro modo di vivere biologico, ma il nostro modo di pensare, i nostri modelli concettuali che abbiamo per leggere l'ambiente quando siamo in natura. Allora, nel sistema terrestre c'è un substrato che è bidimensionale per questo sistema. Siamo abituati a camminare sulla superficie terrestre. Gli organismi hanno, come dicevamo, una crescita lenta e una vita lunga. Le comunità rappresentano elementi del paesaggio. Una comunità di bosco è un bellissimo bosco delle Alpi, della pineta mediterranea e così via, cioè tutto quello che è presente in natura va a costituire quel sistema complesso a vari livelli che è appunto il paesaggio terrestre. Invece il sistema marino ha strutture labili, perché? Innanzitutto cominciamo a pensare che il sistema marino è fatto da due sistemi. Uno è il fondo e l'altro è l'acqua. Il fondo è terra allagata, quindi ha le stesse caratteristiche in qualche maniera della superficie terrestre. È permanente e così via. Tutto quello che abbiamo già detto.
L'idrografia invece è essere bidimensionale, e tridimensionale e variabile. Non ci facciamo mai il bagno nello stesso punto, anche quando andiamo semplicemente a fare il bagno senza sfondare i filosofi. Noi sappiamo benissimo, ogni bagnante lo sa, che se si fa il bagno la mattina c'è un tipo di acqua, se se la fa a mezzogiorno c'è un tipo di acqua. Quindi mentre la sabbia sta ferma, il fondo è quello, e lo sarà ancora per decenni e così via, l'acqua cambia con intervalli spaziali di un'ora, 10 minuti e così via. Dello sfero marino. Diversa è l'acqua. L'acqua non ricorda niente. Se io vado a pescare il plankton qui, adesso, otterrò una certa rappresentazione della fertilità. Se torno fra un'ora, sarà diverso. Quindi, anche nel plankton, anche nelle lecce, anche nei vegetali storici, dobbiamo tenere presente che l'acqua non è né come fondo, né come una terra terra. Quindi, possiamo dire in una sorta di abbreviazione che la terra riporta. Nel senso che quello che si sotto la terra rimane nel tempo. Nel percorso della storia, quello che c'era in un paesaggio al tempo dei Romani, se non è stato intervenuto l'uomo in maniera grave, è ancora quello che noi subiamo adesso. Gran parte dei paesaggi appenninici sono ancora quelli che leggeva e rappresentava Giotto. Mentre sul fondo marino anche questo qua è vero. Se noi vediamo la rappresentazione cartografica dell'ambiente marino, quella possibile, è solamente la carta nautica del fondo. Che è vero che serve per navigare, ma se noi non abbiamo contesa del fondo, dove quanta acqua c'è, come dobbiamo ancorare e così via, noi non possiamo navigare con sicurezza. Ma il fondo ricorda, quindi perché terra ferma. Quindi la carta nautica è un documento storico che ci deve rappresentare il fatto che quel pezzo di mare ricorda, ma l'acqua dimentica. Se io faccio una carta e fitto quando distributivo da qua a Capri, questa carta, a parte che sarà già sbagliata, perché quando io campiono qua, campiono alle 6 di mattina, arriva Capri che è mezzogiorno, quindi non posso comparare le date che ci possono fare questa testa. Quindi dovrei avere in teoria 10 navi che si scaglionate, e a un certo punto dice via, si campiona e allora si ha la carta. Ma questo comporta il fatto che tu hai a che fare con un ambiente che invece di sono diventa in questa maniera, ma dimentica perché è dinamico, quindi non conserva il fatto. Quindi il motivo per cui non ci sono dei fotografi subacquei, la fotografia subacquea è molto avanzata, ma di cosa si occupa la marina? Del fondo, perché quello che resta è un paesaggio, di cui possiamo capire. I pochi fotografi che hanno fotografato l'acqua libera ci hanno sempre messo la bionda nuda per richiamare l'attenzione, per vedere che anche nell'acqua c'è qualcosa di interessante, ma nell'acqua non può essere rappresentato tutto come quello che noi pensiamo, capito? Quindi quando noi parliamo di inquinamento marino, e poi dopo ci sarà la conferenza di Roberto Sandulli che credo darà una serie di casi pratici per capirlo, buttiamo l'inquinamento nella matrice che dimentica se è l'acqua libera. Quando noi buttiamo le fetenzie che si adapta sul fondo, il fondo riporta e ricorda anche l'immondezza. Quindi è diverso quando si parla di inquinamento, se noi parliamo di inquinamento della linea sott'acqua, sul fondo, oppure su quello che invece è l'acqua. E da questo punto di vista è diverso, perché certi inquinamenti già del tipo chimico, sul fondo si accumulano e il fondo li ricorda, mentre il mare, almeno quando riguardano la parte bassa della catena alimentare, hanno un turnover molto rapido e vengono cacciati. In genere il mare quando vanno dal pescivendolo dicono una sogliola per il bambino. E sono le mogli di eroe queste, perché il bambino non si parla sogliola. Perché la sogliola ricorda e mangia per le zie, carica di cose da bambini, si danno le acciughe, con le alici, per danno e la sogliola per il nonno, che tanto è la piede della carriera. Di plastica che fino al giorno dopo sono arrivati al mare. Quando arrivano al mare, là ci rimangono per tantissimo tempo. E che, come si distribuiscono le plastiche in mare? Si distribuiscono naturalmente anche secondo la zonazione, quello che studiamo in biologia marina, e quindi in una parte costiera dove abbiamo 23 milioni di tonnellate, una parte offshore, quindi a largo, e arriviamo a 34 milioni, e il resto finisce, diciamo, sui fondi, i fondali famosi. Quindi i fondi hanno 29 milioni di tonnellate.
Se noi guardiamo questa piccola striscetta formata da quattro quadratini qui, sono le plastiche galleggianti. Ora noi a cosa ci fermiamo quando parliamo di plastiche? Se dobbiamo pensare al problema delle plastiche in mare, solitamente ci riferiamo a quelle che galleggiano, a quelle che vediamo. Purtroppo gran parte di noi non mette il naso sott'acqua e non si rende conto di quello che c'è sott'acqua. Fra poco vi farò vedere quello che c'è sott'acqua. Quindi questa piccola parte, vedete, sono veramente il minimo. Guardate, se noi vediamo in percentuale questi numeri, li trasformiamo in percentuale, vediamo che c'è il 26,8% plastiche costiere, il 33,7% che vanno a finire sul fondo e il 39% nella colonna d'acqua. Cosa rimane? Rimane lo 0,5%. Lo 0,5% non è altro che la sommità, l'apice di un iceberg, e quindi il problema è tutto al di sotto di quella punta dell'iceberg. Ed è un problema serio. Questo che vedete qua, i numeri non combaciano semplicemente perché qui parlo di marine litter. Per marine litter si intende anche legna, metalli, stoffe che finiscono a mare. E queste che vediamo qui sono purtroppo zone anche prossime alle nostre parti, dove vedete che c'è un bel po' di robaccia sott'acqua. I nostri fondali purtroppo sono anche questo. Come ci arriva questa roba a mare? Come arriva a mare? Arriva attraverso ovviamente attrezzi di pesca, arriva attraverso degli input costieri, con acqua, di lavamento, eccetera, eccetera, moltissimo arriva, come vedete qui, un grigio dalla navigazione. Purtroppo durante la navigazione si generano, si buttano plastiche a mare e queste rimangono, purtroppo. Che cosa facciamo per gli organismi marini? Purtroppo facciamo anche per le plastiche, quindi le sottolineiamo anche per ordine di grandezza, quindi dimensionali. Abbiamo le grandi plastiche, le macroplastiche sono più di 20 mm, scusate, di 20 cm. E le mesoplastiche che vanno dai 200 mm ai 4,76, le microplastiche di medie dimensioni fino alle microplastiche più piccole che arrivano a meno di un terzo di millimetro, c'è qualcosa anche di più basso ovviamente, però noi riusciamo a percepirle. Le microplastiche che cosa sono? Le microplastiche si formano ovviamente dalle macroplastiche, perché si formano in... E questo è dovuto soprattutto al breakdown, cioè alla degradazione, alla demolizione di plastiche che provengono dall'ambiente terrestre. Molte arrivano già direttamente come microplastiche. Se noi pensiamo che usiamo dei dentifrici, forse adesso un pochino di meno per fortuna, che hanno i cosiddetti, no, c'era addirittura fino a qualche tempo fa, era evidenziata che i dentifrici che usavamo contenevano microbeads, ricordate, con microbeads. Questi microbeads non sono altro che delle micro, quasi microplastiche, diciamo così, che arrivano se può a grattare meglio sul dente per rimuovere il tartaro. Però creano un bel po' di problemi in ambiente marino. Tanta roba arriva, vedete, dai fiumi, arriva come effluenti domestici e così via, dall'attività di pesca e così via. Per degradazione, via via, naturalmente le mani si trasformano in microplastiche. Quindi tante macroplastiche formeranno tantissime microplastiche. E che problemi danno queste plastiche in generale? Beh, insomma, ce ne danno abbastanza. Pensiamo che negli Stati Uniti gli impatti relativi all'inquinamento da plastica costa al governo americano 8, quindi 8, adesso si stima circa 12 miliardi per anno di dollari. E sono distribuite in tante, vedete, in tanti sono costi. Perché costi? Perché sono costi legati al capitale naturale che naturalmente viene perduto in questi casi. In quali settori? Vedete, ci sono 3.000 milioni di dollari per quanto riguarda gli alimenti. Voi dite come gli alimenti? Certo, gli alimenti non gli alimenti. Ormai pure gli alimenti, naturalmente. Però anche le confezioni legate agli alimenti. Che cosa mi capita di comprare che non ha a che fare con la plastica degli alimenti? Dove mi mettono la verdura? Dove mi mettono la carne? Dove mi mettono il pesce? C'è una famosa battuta che c'è un pescivendolo che vende un pesce
e la signora dice, la busta non è la dai, la busta è la Nintendo invece. Quindi, insomma, capirei che purtroppo c'è una battuta meno drammatica il problema. Quindi vedete che la distribuzione merceologica va, vedete, parte da alimenti, soft drinks, quindi bibite, vestiti, scarpe, giocattoli sono una fonte di plastica inestimabile. Quello che viene fuori naturalmente sono, ci sono alcuni esempi, alcune foto anche famose, purtroppo, di organismi che hanno a che fare con questo. Quanto dura la plastica? La plastica dura molto. Forse qualche archeologo del futuro sicuramente avrà modo di studiare le abitudini sociali di noi attuali per capire che cosa facevamo gli attuali negli anni 2000, studieranno tra qualche millennio. E che cosa vediamo? Vediamo che quello che dura di più sono per esempio molti attrezzi da pesca, perché si utilizza una plastica, un nylon, che è molto durevole. È la bontà di un attrezzo da pesca essere durevole, però è un bel guaio per l'ambiente. Ci vogliono 600 anni per degradare le lenze, e i subacquei lo sanno benissimo perché noi non capita immersione, anche in aree marine, per esempio, purtroppo, dove non incontriamo diverse lenze, i cosiddetti calamenti, di coffe, di calamiti, ma lenze singole, naturalmente, li troviamo tutti lì. 600 anni ci vogliono. 450 per le bottiglie di plastica, 400 per questi strani animali che tengono insieme, che sembrano, diciamo, non far male a nessuno, perché poi purtroppo lo fanno, tengono insieme le lattine e così via, le bottiglie di carta. I sacchetti durano da 10 a 20 anni. Naturalmente qualche cosa stiamo facendo, naturalmente usiamo dei sacchetti degradabili, naturalmente abbiamo cominciato a produrre anche questi animali, vedete, che durano solo 6 mesi, perché sono di una sostanza, diciamo, biodegradabile, molto più sostenibile. Da quanto tempo ci occupiamo di rifiuti? Ma teoricamente ce ne occupiamo già da un po' di tempo, però realmente è dagli anni 90 che abbiamo iniziato veramente a studiare la presenza e la composizione dei rifiuti in acqua. Per marini, perché ho detto, si intendono diverse categorie, e tra queste la plastica forma, diciamo, qualcosa come il 55%, 53-54% di tutto il totale. Il resto sono metalli, sono legna, sono stoffe, e quindi anche questi sono persistenti, ma non sono persistenti ovviamente come la plastica. La sensibilizzazione è quindi diciamo, un'attività estremamente importante, quindi sapete bene che ci sono tantissime associazioni ambientaliste che hanno promosso diverse campagne legate a questo. Mare Vivo, vedete, ha messo, diciamo, su una campagna da un paio d'anni fa, ricordo bene, che inaugurammo a Napoli, in Capitaneria di Porto, dopodiché, vedete, ci sono i manifesti che ci fanno vedere quali sono le specie più pericolose nel Mediterraneo, quindi sono vedete, i mozziconi di sigaretta sono tra i più pericolosi, fanno questa stella marina, questa strana stella marina. Ma io sono un zoologo, quindi vediamo un po' di capire come hanno a che fare negativamente le plastiche con gli organismi viventi. Per quanto riguarda le specie animali, vedete, questa slide si chiama Plasticized Animal Species, vuol dire specie animali plastificate, in realtà non le vengono plastificate, ma vengono avvolte oppure intrappolate dalla plastica. E quante sono le specie? Vedete, qui vengono numerate le specie per ciascun gruppo, per ciascun taxo, e vediamo che veramente ne sono tante, moltissimi mammiferi, ok? Qua ne dice una, però di orso polare c'è un'unica specie, quindi il 100% degli orsi, diciamo, del gruppo degli orsi naturalmente è intrappolato con conseguenze anche mortali molto spesso. E poi naturalmente mammiferi, poi uccelli di varia natura, ovviamente balene, di cetacei di tutti i tipi, vedete, fino ad arrivare anche agli invertebrati, molti invertebrati, naturalmente qui c'è il Guido Villani, due fotografi, Pasquale Bassale, andato via da poco, loro sugli ultimi anni stanno fotografando soprattutto animali che interagiscono, diciamo così,
con plastica. Ne abbiamo un esempio nella mostra che lo studiamo. Perfetto, qui fuori basta farsi un minuto. E ci sono poi quelli che purtroppo non si limitano, diciamo, ad essere intrappolate, ma da plastica, ma addirittura le mani. Anche gli stessi che voi conoscete bene, pensate per esempio a diciamo, sacchetti di plastica che vengono interpretati come meduse da questi animali che se ne nutrono, tra i primi le tartarughe e così via. Però vedete, non sono solo le tartarughe che le mangiano anche cetacei, 40 specie di cetacei, uccelli a non finire ovviamente, altri mammiferi, vedete, acquatici, ovviamente cetacei, invertebrati, molti pesci, questo ci deve preoccupare, e naturalmente uccelli. Poi vedremo meglio come funziona rapidamente questo in una catena alimentare. Uno dei problemi che più sta agli occhi nostri è quello dei cosiddetti, diciamo, di queste concentrazioni, queste isole di plastica. Però vi ho detto già che le isole di plastica sono lo 0,5% del problema, quindi non so niente per dire. Però naturalmente queste isole di plastica galleggiano e quindi vengono tenute in, diciamo, vengono accumulate da cosiddetti jai, che sono delle correnti che, superficiali, che girano, questo come si dice, e quindi tengono insieme queste plastiche galleggianti. Ce ne sono alcune che hanno migliaia di chilometri quadrati di estensione. In Italia non ci facciamo mancare niente, dico in Italia per dire Mediterraneo, abbiamo anche qui alcuni valori percentuali sui rifiuti solidi galleggianti, vedete come sono distribuiti anche qui in zone un po' strategiche, e vediamo quanto, vedete, c'è di plastica in questi rifiuti galleggianti. In alcuni casi anche il 100% distribuito dalla plastica, in altri intorno al 55-75%. Insomma, la gran parte di questi rifiuti galleggianti sono plastici. Velocemente, che cosa accade alla plastica quando arriva in acqua? Ci sono naturalmente dei meccanismi di degradazione, una degradazione che può essere meccanica, una degradazione che può essere biologica, scusate, cerco di essere il più veloce possibile, e un'altra degradazione che viene attraverso, cosiddetto, quelle di parametri ambientali, i raggi ultravioletti, la luce stessa che può degradare. Da questa degradazione vengono generate le microplastiche. Le microplastiche possono, naturalmente, una volta generate, arrivano sul fondo, quindi interagiscono con gli organismi del fondo, e le microplastiche vengono ingerite. Questo è un momento cruciale in cui dal mare, dal sistema esterno, passano al sistema interno, quindi finiscono in una catena alimentare. Finiscono la catena alimentare, poi naturalmente in parte vengono eliminate con le feci, ma in parte no, in parte rimangono nel corpo del pesce, che poi molto probabilmente finirà sopra al nostro, alla nostra tavola. E quando parlo di pesce, naturalmente parlo pure di altri organismi di cui ci alimentiamo, tra questi sono per esempio le cozze. Noi speravamo di aver risolto il problema, diciamo, della contaminazione usando gli stabulati, cioè facciamo un allevamento, abbiamo un allevamento di cozze, li stabuliamo in maniera tale che perdano i loro contenuti stomacali, diciamo, con eventuali presenze batteriche e così via, però purtroppo questo non accade per le plastiche. In un sistema naturale le ostriche mangiano, quindi filtrano la plastica e in parte eliminano ovviamente le plastiche, ma anche dopo la cosiddetta stabulazione purtroppo queste plastiche solo in parte vengono eliminate, il resto rimane. E allora lì non c'è niente da fare, le posso cuocere, posso mangiarle crude, non succede nulla, le plastiche rimangono lì e se le mangio le ingerisco e rimangono anche nel mio corpo. Velocissimamente, il problema è però un problema sentito, che anche a livello della Comunità Europea è stato trattato nella Marine Strategy, nella direttiva Marine Strategy. E non vi spiego cos'è questa direttiva, molti di voi lo sanno già, è una legge che riguarda essenzialmente la salute del nostro mare, i mari europei, tra cui il Mediterraneo, e tra gli 11 descrittori uno è proprio quello della Marine Litter, quindi del, diciamo, dei rifiuti marini. Questi rifiuti marini sono distribuiti e studiati attraverso l'utilizzo di alcuni indicatori. Indicatori di plastica sulle spiagge, velocemente, quello che interessa a noi, ci interessano tutti,
naturalmente. Però oggi si parla di flora, si parla di fondale, quindi questo è quello la più importante. Fondale che sono sulle spiagge, sono galleggianti, sono nella colonna, ma poi finiscono sul fondo. Finiscono sul fondo e generano queste problematiche. Le problematiche sono notevoli perché il problema non è soltanto un problema estetico, per esempio un problema legato in gran parte alle plastiche che sono sott'acqua, sono da attrezzi da pesca, dicevo, che presentano le plastiche più persistenti, e sono spesso attrezzi che vengono abbandonati oppure vengono, diciamo, persi durante le attività di pesca, quindi rimangono sott'acqua, generano il classico problema dello fishing e quindi continuano a pescare e generano diversi problemi. Noi vedete abbiamo diversi esempi, questi sono fondali anche vicini, non tutti dalle nostre parti, però insomma ci sono problemi, le plastiche, anche gli interi in generale, interagiscono vedete, con le specie, ma interagiscono anche con delle comunità, questi sono plastiche abbastanza profonde, sono comunità di coralli bianchi, come si dice cold water coral, coralli bianco e fente, e anche lì vedete in profondità abbiamo plastiche in grande quantità, sono delle reti, insomma un collage di foto, questa è una biocenosi dove c'è un bel po' di corallo, non so se riuscite a vederlo, e questa è una rete di plastica. Qui non si vede quasi niente, però erano le famose lenze, quelle che durano 600 anni prima di essere degradate, che sono in una biocenosi del coralligeno, dove ci sono diverse corallie. Ancora, impatto economico, naturalmente i pescatori nelle loro saccate dello strascico, ormai c'è poca roba dentro, più la plastica che ovviamente il pesce. E bisogna anche dire che ultimamente si sta cercando anche di utilizzare i pescatori, come sapete, per recuperare le plastiche perdute e dare potere, cominciano anche in questo senso a darsi da parte. Plastiche, come mai ci ritroviamo negli organismi? Ci ritroviamo attraverso due meccanismi che cercherò di spiegare rapidissimamente. Uno è il riaccumulo, cioè un animale ingerisce le plastiche e man mano che si accresce continua, non elimina completamente queste plastiche con le feci, e queste plastiche continuano ad accumularsi durante la propria vita, cioè la vita del singolo individuo. Però questo non basta, perché le plastiche si accumulano anche nella catena alimentare, il cosiddetto fenomeno della biomagnificazione, quindi più saliamo nella catena alimentare e più saranno elevate le concentrazioni di plastica che noi inquiniamo. Quindi diciamo, se andiamo ad utilizzare animali che sono a top la parte alta di questa catena alimentare, questa catena alimentare naturalmente sono concentrazioni maggiori. Che si può fare? E si può fare, secondo me, tanto, però dobbiamo cominciare a farlo, perché se non cominciamo a farlo è la nostra fine. C'è la regola delle 4, delle 5 R, come vogliamo interpretarle, può avere il conto 5 di R, sono riduzione della produzione di plastica, riutilizzo della plastica nella stessa forma in cui naturalmente l'abbiamo prodotta, riciclare la plastica anche per altri usi, riraccogliere la plastica e addirittura ridisegnare, nel senso creare dei nuovi oggetti che possono addirittura valorizzare meglio le plastiche che sono state già riutilizzate, raccolte e riciclate. I protagonisti di questa regola delle 5 R non sono soltanto gli scienziati che devono produrre e spendere a produrre delle tecnologie sono meno impattanti, una plastica sia meno persistente, lo so che è facile dirlo, ma non è facile realizzarlo, ma vedete si passa anche attraverso un uso adeguato, come per esempio i consumer, cioè noi usiamo le plastiche, dobbiamo essere i primi, stamattina è stato detto mille volte, a capire che le plastiche, che noi siamo il primo problema come singolo cittadino, quindi dobbiamo contribuire noi per primi anche alla, per esempio, a non buttare a terra la scicchia, che sembra una cosa banale, ma non lo è affatto. Quindi ci sono anche ovviamente le leggi, sono importanti, quindi ci devono aiutare in questo, i governi lo stesso, persino i designer che devono inventarsi un utilizzo di plastiche più
diciamo, più elevati, perché naturalmente è meglio prevenire che curare, in questo senso che lavare, che pulire i libri. E questo, diciamo, vi faccio vedere questa ultima slide che sapete bene, questa, la conoscete, questa famosissima onda, che però è un'onda piena di pianti rifiuti, ma speriamo di non ritrovarci con questi rifiuti. Grazie. Grazie, grazie professore.